tutti, a tutti quanti. Allora, innanzitutto ringraziamo gli amici del Circolo Nautico Ragno a Vela per l'ospitalità. D'altronde il 13 d'agosto uno dove va a presentare un, cioè impossibile, o andavamo in mezzo al mare oppure in un circolo nautico. Abbiamo la fortuna che due collaboratori di UT sono anche soci di questo circolo e quindi ci hanno aperto anche un po' le porte. Vedo un sacco di gente che viaggia qui, ce n'è veramente tanta. E noi abbiamo messo la valigia di cartone di Gino, grande viaggiatore, la carta nautica e poi, come si chiama quella, scusa? Cima. Ah, la cima, perché voi dovete sapere che prima Gino mi ha tenuto una lezione, una lectio magistralis sui nodi marinari, ci ho capito veramente poco, lui me l'ha fatti vedere tante volte, però la mia abilità manuale, lo sanno tutti, è pari a zero, quindi io invidio questi che fanno giochi di prestigio. E poi vedevo che alcuni nodi stringevano, altri non stringevano, altri ci stavano due dita, poi dice no, questo lo devi fare così perché se tiri dietro comunque lo sciogli. E allora mi sono reso conto che il mondo del mare è veramente una cosa fantastica e quello della vela e delle barche è ancora più bello, perché poi è una dimensione di viaggio estremamente silenziosa, al contrario di tante altre. Ma noi qui stasera abbiamo gente che ha viaggiato praticamente con tutto, con i camper fino nelle località più remote dell'Europa del Nord, e con aerei, navi, vaporetti, ferry boat, cioè qui veramente c'è di tutto. Io viaggio con il treno a piedi da un po' di tempo a questa parte, ma amo viaggiare, diciamo, lento, perché poi mi dà la possibilità di vedere cose che fino a poco tempo fa non avevo avuto l'occasione di vedere e riscoprire anche alcune parti dell'Italia che neppure pensavo esistessero. E allora questo viaggiare lento, dopo aver viaggiato veramente per tantissimi anni veloce, la mia vita per anni è stata nelle sale d'attesa degli aeroporti, quindi una dimensione un po' così, oggi mi piace più questa dimensione quasi intima, un rapporto con quello che vedo e che riesco anche a leggere qualche volta a capire, non sempre, però mi capita. Questo numero l'abbiamo voluto perché ce l'avevamo un po' nelle corde, è il 44esimo numero di UT, quindi pensate un po', UT, questo numero è 44 numeri di UT, una cosa manco a dirla, cioè non ci pensavamo all'inizio, eppure ci siamo arrivati e ci siamo riusciti e siamo all'ottavo anno di vita con grandissime difficoltà, però ci siamo e continuiamo in maniera immarcescibile ad essere quelli che tirano fuori ogni due mesi una rivista che ha per tema una sola parola, ma almeno 10.000 per raccontarla. Anche in questo numero abbiamo dei collaboratori nuovi. L'artista lo è sempre, 44 numeri di UT, 44 artisti, quindi un piccolo fiore all'occhiello questo che ci concediamo, quello di aver avuto 44 artisti seri, belli, bravi, giovani e meno giovani, scapigliati e meno scapigliati, qualcuno un po' più intrigante, qualche altro più devastante dal punto di vista emotivo, ma abbiamo un campionario di artisti con i quali veramente bisognerebbe fare una mostra, l'abbiamo fatta per i 5 anni di UT alla Palazzina Azzurra, se ne sono aggiunti tanti altri, una mostra stupenda, fra parentesi, che chi vuole può andare a vedere sui nostri potentissimi social network, ritirandoli fuori e ricercandoli un attimo, però c'è una mostra fantastica fatta da Francesco e da Michela Menestrina, un lavoro incredibile. E pensate, soltanto i primi 5 anni avevamo un sacco di materiale, perché poi il materiale è aumentato, UT è diventata quasi grande e così stiamo questa sera, il 13 d'agosto, a presentare il 44esimo tema della nostra rivista e lo facciamo soprattutto con gente che davvero ha viaggiato molto
e poi magari durante la serata li sentiremo anche. Io devo scusarmi per l'assenza delle due nostre redattrici donne, ma una, Antonella, lei a proposito di viaggi, Antonella sta fuori, Americo l'ha sentita, sta ad Alleghe in questo periodo, perché poi non si sa mai, no? Con i social network è facile, stai là, però dove sei non è che spesso ce lo dice Facebook ad esempio, e allora sappiamo che Antonella sta fuori. Mentre Enrica è dispiaciutissimo di non poter intervenire, ma ha passato un'estate veramente intensa a presentare sia il suo libro che il libro che ha realizzato per Vidia, delle marche al femminile. E Enrica è, come tutti i poeti, molto fragile, e allora stasera la perdoniamo di cuore, come sempre facciamo quando si tratta di Enrica. Io mica lo so più che dire, vabbè, poi forse sì. E comunque iniziamo un rapido giro come si fa sempre, poi sentiamo i nostri collaboratori. Questa volta Francesco è diventato collaboratore di Ut e ha scritto un racconto per Ut. Lui l'ha sempre fatto, però erano racconti che comunque si conciliavano con il suo oggetto pensante. Invece questo è proprio uno spunto narrativo di un viaggio che a leggerlo non si capisce se c'è o non c'è, però alla fine c'è. E perché la sveglia comunque torna sempre all'ora in cui era suonata, però ve lo racconta lui. Ho detto già tutto. Io come al solito mi pongo di fronte a un tema, insomma, che poi recentemente qualcuno ha saltato effettivamente, un po' anche per mancanza di tempo e materia prima, anche di idee, insomma. Ma come faccio, il mio approccio è quello di pescare nelle mie esperienze, insomma, di quelle che so che ho fatto in passato remoto, in passato prossimo. E in questo caso, ripensando un po' a un'esperienza recente, che è stata una bella esperienza, che ho ricevuto, insomma, un premio per riguardo al vecchio lavoro fatto anche per Ut, con questi oggetti pensanti che poi si traducono in racconti, ma in realtà sono oggetti tridimensionali. E in questo caso l'oggetto è un'illustrazione, è l'illustrazione del tema che mi sono dato. Allora, in due parole, non è il caso di leggerlo, perché insomma è meglio leggerselo da sé. Però ho voluto sottolineare che per me il viaggio, ho sempre viaggiato poco, insomma, per abitudini, consuetudini, anche per mancanza proprio, sia di tempo che di opportunità, e quindi l'unico viaggio che conosco bene è un po' quello della fantasia, che poi è ricco o povera, questa è un'altra cosa. E quindi ho mescolato quello che è stato effettivamente un'esperienza vissuta recentemente a quello che poi è un'idea che volevo restituire tramite il racconto. Il senso del viaggio un po' ce lo dà sia una valigia, ma sicuramente il tempo. Il tempo spesso è rappresentato nel nostro ambiente domestico da una sveglia, da un orologio. E quindi sono partito proprio da un orario preciso, da una sveglia che ti suona, che ti squilla e ti dà il via. Dopodiché c'è una narrazione, insomma, più o meno verosimile, fatta in un posto, diciamo, vero, però non lo descrivo affatto, descrivo solo l'andata e ritorno. Il titolo è Dalle stelle ritorno. Un po' il titolo dà un po' anche il segno di questa novità, insomma, di questo affrontare una cosa un po' inaspettata. Però ecco, c'è una, volutamente una sospensione, un po' e la chiave è la sveglia, una sospensione che per me consiste in viaggio. Però era vacanza. Oggi il viaggio è veramente saltare da un aeroporto all'altro. Chi l'ha fatto magari in passato lo faceva per lavoro, perché bisognava fare così. Io ho viaggiato tanto per lavoro e non ho visto niente,
ho visto alberghi, ho visto sale d'aeroporto e basta. Non, cioè io non ho viaggiato, ho viaggiato di più da qui a Montebrandone, ho viaggiato di più da Fermo a Macerata, ma non ho fatto viaggi in realtà, perché i viaggi veloci non contano. Allora, qui c'è la valigia, adesso abbiamo i trolley, con le misure standard che ti lasciano a terra se sbagli di un centimetro o di un etto. Abbiamo gli orari, abbiamo gli scioperi, abbiamo... Io penso, il viaggio chi lo fa oggi? C'è una persona che lo fa ancora qui, come, almeno così come racconta, io mi immagino dei viaggi... dei viaggi seri mi immagino. I viaggi invece che vedo in giro, i viaggi vacanza, i tour operator, le agenzie viaggio che ti danno, tutto è cominciato con i dépliants, con questa roba qui. Nessuno sa più guardare una carta geografica, non dico una carta nautica che c'è qualche difficoltà, per quanto non serve più neanche questo, insomma, si può prendere la patente nautica senza averla mai vista, basta avere delle pratiche così su delle diavolerie tipo smartphone eccetera. Allora, se non c'è la spiegazzata dell'Europa, oppure quando si andava nei paesi dell'est, non volevo parlare di questa cosa. Tu dici, su un viaggio, siccome quello è stato anche un viaggio reale, io ho scritto questo racconto prima di partire per Tozzara, non ne parlo più. Seguo tutt'altra suggestione, la corda. Per me non è una corda da mare nella mia visione, quella è una corda da montagna. La prima volta che andai in montagna a fare un po' di roccia, andai da Biaggini e mi comprai una corda di questa, parlo di 40 anni fa, e su al Gran Sasso mi guardavano come un matto. Dice, ma questa dov'è questa corda? Cioè, se scasca una corda di quella, lei non è dinamica. E dopo ovviamente, facendo la prima volta roccia, portai un amico e nacque la passione, cioè andai a scuola e comprai poi le corde giuste. Quindi ecco subito la suggestione della corda. Torniamo un attimo al racconto. Questo nasce da un viaggio reale fatto sulla scia di una canzone che tutti conosciamo, che sono i treni di Tozzara di Battiato. E però ho immaginato questo viaggio prima di farlo. Questo è un racconto scritto prima di farlo. E una volta tornato ho visto che le suggestioni erano giuste, anche se la storia è tutt'altra cosa del viaggio, insomma, non è che possiamo raccontare, poi non ce lo leggo. Ecco. Quindi ho detto tutto. Allora, colgo l'occasione innanzitutto per ringraziare tutto lo staff veramente speciale di UT, con una particolare menzione per Erika Loggi, che ha fatto una recensione veramente mirata, veramente dettagliata, e è riuscita a centrare bene o male quella che era la mia tematica. Si è parlato del viaggio. Il viaggio è stato toccato nell'arco della storia dell'arte, come nel cinema, innumerevoli volte da non si sa quanti artisti di diversa estrazione. Potrei citare il viaggio, però inteso in senso lato, ha a che fare con il viaggio il percorso, l'esperienza creativa di Paul Klee, che qualcuno sbadatamente chiama Paul Klee, il famoso amico, compagno di bevute di Kandinsky, nonché fondatore del Blau Reiter. Il viaggio per una figura di questo genere ha significato una trasformazione all'interno del suo percorso creativo. Ci si è trovati a rivoluzionare un modus operandi fatto di segni, fatto di una gestualità ancora meccanica, per portarlo verso delle cromie più accese, memory della sua esperienza magrebina, se non ricordo male, posti come l'Algeria, il Marocco, insomma tutte le zone limitrofe del Maghreb, così nella letteratura. Mi vengono in mente, così tanto per citarle, per fare uno spaccato abbastanza corto, se non mi uccidono, dei libri come intanto lo prendo con una battuta e niente, dei libri come, che ne so, i viaggi di Gulliver o certe epopee di Jules Verne, tanto per citarne alcune. Io ho deciso di focalizzare la mia attenzione su un viaggio mentale.
lasciando da parte quelli che sono i viaggi più fisici, ho tentato di riportare il concetto del viaggio alla sua essenza, il viaggio inteso come viaggio della mente, come viaggio dello spirito, il tutto fatto attraverso una figura in trasformazione, una roccia. Vi spiego anche il perché. C'è questa roccia che emerge all'interno del mio paesaggio, che si trasforma in qualcosa di altro, qualcosa che roccia non è, una scritta, la scritta trip, che sta ad indicare viaggio, viaggio più puramente mentale, più spirituale. Per fare questo genere di operazione mi sono basato su quelli che sono stati alcuni dei miei grandi amori in filosofia, quindi Kant, quindi filosofi greci. Tutti quanti hanno cercato di parlare di una tematica che per me è molto viva e molto particolare, degna di attenzione, come quella della cosa in sé. Vi spiego, non tutto, almeno secondo i greci, secondo certi filosofi, secondo Kant, non tutto quello che noi abbiamo di fronte è realtà. La realtà in sé è occultata da un velo, lo diceva Schopenhauer, si parlava del velo di Maya. Filosofi come Kant parlavano del Dingansich, che sarebbe quello che i filosofi greci chiamavano la cosa in sé, o che dir si voglia anche. L'altro è il prossimo, è l'incontro con chi abita in quel posto dove possiamo andare a viaggiare, a visitare, a camminare in bicicletta o così via. E, purtroppo oggi con la globalizzazione che galoppa, sarà sempre più facile trovare le stesse cose, magari gli stessi atteggiamenti col cellulare in mano, e magari certe catene di ristoranti o di negozi in tutto il mondo, insomma. E purtroppo questo lo posso testimoniare ed è tristissimo, è veramente triste. Però l'anima delle persone nei vari paesi ancora rimane, e rimane soprattutto nei paesi che sono in via di sviluppo, nei paesi, o comunque, vabbè, io ad esempio visito molto spesso i popoli indigeni e comunque paesi in via di sviluppo mantengono ancora radicata un'anima originale, non so per quanto. Mentre invece, ecco, chiaramente, insomma, se andiamo, è difficile andare a Barcellona e trovare lo spirito e l'anima degli spagnoli così, insomma, alla Sagrada Famiglia o in altri posti, insomma, come è difficile trovare l'anima della gente in tutti quei posti che sono poi più turistici, quindi quelli più viaggiati, se vogliamo. Però, insomma, ecco, l'anima dell'altro scompare. E in tanti altri posti invece quello che io faccio e quello che a me piace e quello di cui ho bisogno in realtà è proprio il contatto con l'altro, la scoperta dell'altro, e attraverso gli occhi dell'altro visitare un luogo e percepire un popolo. Così pieno di tecnologia che spesso ci aiuta, spesso no, qualche volta ne vorremmo fare a meno, invece poi ci rendiamo conto che è indispensabile. Io ho seguito la presentazione del tuo libro da Gianpietro. A proposito, Gianpietro, new entry, nostro collaboratore, siamo felicissimi che dopo anni che ci segue si sia deciso di scrivere per noi, speriamo che continui. E l'esperienza fra gli indiani d'America. Allora, quanto c'è ancora di turismo in quello che vediamo anche nei reportage, no? Le piume, il modo di porsi, le cavalcate un po' feroci, e quando invece c'è di vero ancora? Ma allora, in realtà nelle riserve indiane il turismo non è nulla di esagerato e di accentuato.
perché proprio perché c'è molta discriminazione in tutti quelli che sono gli uffici turistici che si possono trovare nei vari, all'ingresso dei vari stati, insomma molto molto difficilmente vi daranno un calendario di manifestazioni di una riserva o vi diranno di andare nella riserva. Quindi da questo punto di vista, insomma, ecco, i turisti, io sono stata a una manifestazione diversi anni fa, a un powwow, si chiamano le feste indiane, diciamo, no, di vario genere, però sempre si chiama powwow. Sono stata a un powwow a Shiprock, nella riserva Navajo, e su 3-4 mila persone c'erano in tutto 5 bianchi, insomma, quindi ecco, voglio dire, era una festa di loro per loro, insomma, in sostanza, quindi non era per il visitatore. E quindi c'è ancora molto del loro, perché loro fondamentalmente, proprio perché hanno rischiato di perdere tutto, adesso cercano di tenersi ben stretto tutto, la lingua, le culture, le tradizioni, cioè tutto quello che fa parte della loro identità. Quindi diciamo che la spiritualità dei nativi americani c'è ancora, si sente, dove più, dove meno, esistono ancora le tradizioni, tra l'altro, vabbè, la tribù dove sono stata adottata io, dei Crow, è proprio una di quelle.